Mia madre aveva frequentato solo la prima elementare. All'inizio della seconda, un giorno tornò a casa piangendo perché non riusciva ad imparare la tabellina del 3. Mia nonna allora le disse: per essere una donna sai anche troppo. E da allora la tenne a casa. Ma forse proprio per questa precoce privazione, la mamma conservò sempre una grande passione per la lettura. Leggeva tutto. Ricordo le sere d'inverno quando lei leggeva e io e il papà l'ascoltavamo a sole. Mio padre annuiva sollevato. Lui, che era figlio di un cantoniere e faceva il capo deviatore delle ferrovie di Reggio Emilia. Lui che era socialista, anzi. I comunisti usciti dal carcere, dal confino, cominciarono ad organizzare le prime formazioni partigiane. A Cavriago, dove ero con mia madre, fu un periodo durissimo, ma in questo luogo si avvertiva un senso di rivolta contro l'oppressione, di resistenza. Ci fu la vicenda dei fratelli Cervi, che non visse all'interno, ma che ebbe grande influenza su tutti. Fu una spinta a trovare una strada per riuscire ad avere ancora speranza, perché di speranza non ce n'era più. Combattere contro i fascisti tedeschi significava in quel momento avere di nuovo un paese, una dignità, insomma, un avvenire. Il gruppo dei giovani comunisti tra i 25 e i 30 anni, che provenivano dall'esperienza diretta e drammatica della resistenza, non conoscevano nulla della vita politica parlamentare, delle sue norme, delle sue sottigliezze, e quelli che noi consideravamo di fatto i nostri dirigenti potevano insegnarci poco dei regolamenti della Camera. Venivano dalla resistenza e dalla clandestinità. Neri ci aveva educato al civile confronto della battaglia politica, un'opinione pubblica. L'eco di scontri parlamentari si era spento nell'Italia della nostra giovinezza, poi annientato completamente dalla guerra.